Si chiama Michele Diomà, il film è molto particolare per via anche di chi poi ha messo la faccia nel film, cioè degli attori che hanno partecipato, e però questo film che è Sweet Democracy, buongiorno a Michele Diomà che è collegato con noi, produttore e regista. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Allora, buongiorno Michele. Visto anche il tenore, lo spessore degli attori, primo tra tutti Dario Fo, è chiaro che uno si aspettava una conseguenza diversa, no? A certo. Questo film una diffusione diversa, una consapevolezza diversa, una condivisione diversa ai temi del film. E mi pare invece che le cose siano andate diversamente. Facciamoci raccontare da Michele. Buongiorno, Michele, buongiorno. A Michele Diomà, raccontiamolo un po' il film e anche i fatti attorno a questo film. Il film Sweet Democracy è coprodotto da Donald Rambeau, un produttore che si conosce la storia del cinema, considera tra, credo, i più sicuramente originali degli ultimi 25 anni. Donald Rambeau ha prodotto City of God, 4 nomination agli Oscar, ha contribuito alla lavorazione di Farewell My Concubine, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Nel 2014 iniziamo a progettare questo film, che doveva, attraverso la satira, riflettere sui limiti della libertà di stampa in Italia. E come ho più volte detto in varie interviste, la mia idea era quella di coinvolgere una delle grandi personalità della storia, della letteratura o che fosse anche del cinema, anche se non ce ne sono, che in qualche modo avesse subito molte censure nella sua carriera, e inevitabilmente l'ipotesi, per quanto in una fase iniziale potesse apparire un po' megalomane, così, era quella di coinvolgere Dario Fo. Invece Dario Fo, come tutte le grandi personalità della storia dell'umanità, mi permetto di dire, essendo un grande, è stato anche una persona molto umile, per cui si è messo a disposizione e quindi ha voluto partecipare al film diretto da un regista. All'epoca avevo 31 anni, 32 anni, quando il film Sweet Democracy era in una fase progettuale, e accettò di partecipare a questo film. E cosa accade? Succede che iniziamo a essere accettati da alcuni festival, anche all'estero, andiamo alla New York University, il film viene visto da tante persone, viene apprezzato in qualche modo, e grazie a quel film a New York trovo l'apertura da parte della critica e anche da parte di uno dei più grandi registi della storia del cinema americano, che è James Ivory. James Ivory mi vuole conoscere, parliamo di cinema, di progetti, e io gli propongo di fare un film insieme. E così nasce il mio nuovo film Dance Again With Me, Haywood, che verrà presentato a fine settembre al Napoli Film Festival, e poi andremo a New York, a Philadelphia, a San Francisco, eccetera, eccetera. Perché vi ho raccontato questo? Perché nonostante tutto, nonostante una delle icone hollywoodiane come James Ivory ha accettato di partecipare a questo film e anche apprezzato in modo Sweet Democracy, un film in italiano che ha visto sottotitolato perché chiaramente non parla italiano, nonostante ciò il film con Dario Fo la RAI non vuole trasmetterlo. Se mi chiedete il perché, non lo so, ho fatto varie ipotesi e non so con certezza quale può essere la ragione. Non voglio arrivare a credere che si tratti di una vera e propria censura, anche se, scusate, sono un po' tendo a parlare molto, quindi interrompetemi. Vorremmo sapere qualcosa di più. È il motivo, anche se non esiste ufficialmente. No, sgombriamo il campo dalla questione economica, perché Michele, mi sembra che tu abbia offerto il film anche a cifre simboliche. Sì, io, allora, in merito a questo film ci sono due interrogazioni in Commissione parlamentare Vigilanza RAI. E molte persone della politica da più parti, perché comunque il film fa una riflessione oggettiva, hanno provato a sostenerlo. Ancora adesso, è notizia proprio di oggi, l'associazione Rai Bene Comune si sta impegnando per farlo vedere questo film, quindi vuol dire che qualcosa vale. Poi, per carità, io ho sempre detto, essendo una persona che lavora attraverso la satira, che se vedessimo in Rai una sera un film di Truffaut, un'altra di Kubrick, un'altra sera un film di Fellini, io alzerei le mani e direi: signori, beh, se fate vedere soltanto capolavori è giusto non trattare. Vabbè, è chiaro, film. È chiaro. Sì, però mi sembra che i cinepanettoni passino tranquillamente. Ma io, guarda, non entro in merito su quello che fanno gli altri, ma io vorrei dire una sola cosa per fare una riflessione oggettiva su tutto quello che è il cinema italiano, a prescindere dal mio film.
E voglio fare una citazione non di un regista, ma di un grande maestro del giornalismo, è Indro Montanelli. Indro Montanelli racconta in una famosa intervista che a un certo punto della sua carriera, era già in età avanzata, gli chiede un incontro un certo Licio Gelli. Questo Licio Gelli lo incontra e Montanelli racconta in questa intervista quel meeting nel quale questo Licio Gelli dice: noi dobbiamo dare a tutta la stampa italiana una precisa direzione, gli dobbiamo far scrivere le cose, cioè deve essere un bel blocco monolitico, eccetera eccetera. A distanza di molti anni da quella intervista, almeno 30 credo, per giù, posso dirvi che la stampa italiana, il sogno di Licio Gelli, l'incubo, il nightmare di Licio Gelli, è parzialmente riuscito nella stampa. Nel cinema, ahimè, è totalmente riuscito, perché io, come ho più volte detto, il cinema italiano, essendo finanziato soltanto da fonti statali, è un cinema di regime. Di regime, nel quale non solo c'è un indottrinamento attraverso le tematiche, perché quello sarebbe una parte del problema censura, ma c'è un irreggimentare il pubblico con una linea estetica. Fateci caso, se voi vedete un'inquadratura di un film di Antonioni, un'inquadratura, un film di Fellini o un film di Tarkovsky, metteteci tutti gli autori della storia del cinema, anche se non siete degli studiosi di storia del cinema, capite dopo un secondo che quel film è riconducibile a quell'autore, perché appunto era un cinema d'autore. Quindi come gli scrittori, se voi leggete una pagina di un libro di Hemingway, scoprite, se avete un po' di esperienza, che sta scrivendo Hemingway. Ora, nel cinema italiano, fateci caso, è tutto un grande magma. Se voi vedete 10 film che produce Rai Cinema, 9 e mezzo sono uguali sul piano estetico, con gli stessi attori, lo stesso profilo sociologico. Questo perché, mi chiedo, non dico che sia sbagliato, ma chiedo perché. Questo poi va anche oltre la domanda, che è la prima domanda che si fa: perché non viene trasmesso questo film? Visto avete che capito, ascoltandomi, perché evidentemente va contro il pensiero unico e l'interesse unico, no, che visto si ha. C'è la figura, sì, di Dario Fo. Ecco, ma infatti, scusa Michele, ma voglio dire, qui ci troviamo di fronte. Adesso ripeto, tu hai fatto bene a dire, e tu ne sei l'autore, sei il regista, e quindi voglio dire, hai fatto bene a dire, certo, non ci troviamo di fronte a un capolavoro. Noi non lo sappiamo perché nessuno lo ha ancora mai visto, a parte gli addetti ai lavori, insomma, che hanno avuto questa possibilità, quindi non sappiamo. Ma potrebbe anche non essere un capolavoro, è un film normale che racconta una storia, magari è chiaro, fatto da un giovane regista, quindi poi quando lo hai realizzato eri molto ancora più giovane, quindi ovviamente con tutti i propri eventuali limiti, ripeto, noi non lo sappiamo e invitiamo tutti ad attendere per vederlo quando qualcuno si degnerà di trasmetterlo, però c'è un fatto, cioè un film comunque di denuncia, se vogliamo, una visione diversa, una visione da parte di un nucleo di artisti, diciamo con a capo Michele, che vedono la politica e l'attualità in un certo modo. Ma poi soprattutto, a parte le presenze importanti, e ce n'è una che è importantissima e che purtroppo non è più con noi, che è Dario Fo, che, voglio dire, possiamo essere stati d'accordo o non d'accordo con le idee e con le ideologie di Dario Fo, ma voglio dire, oggettivamente è un letterato, è un premio Nobel, cioè di che cosa stiamo parlando? E questo è stato il suo ultimo film. Quindi, esatto, la mia idea non è quella che il film deve essere trasmesso per meriti particolari, perché io credo di aver fatto semplicemente il mio lavoro, quindi... Come tu sei un giornalista, io sono un regista, non penso di essere Stanley Kubrick, però voglio dire una cosa: non trasmettere l'ultimo progetto al quale ha partecipato un personaggio che nella storia resterà, piaccia o meno, perché io rispetto l'opinione di tutti, ma piaccia o meno, nella storia della letteratura, questo signore, Dario Fo, è come Luigi Pirandello, è come Montale, cioè è come Harold Pinter, cioè come può venire in mente a dei funzionari di Rai Cinema, che, sia chiaro, non hanno mai girato un film nella loro vita, non sono mai stati su un set, non hanno mai prodotto un film, non hanno mai rischiato di tasca propria un euro, io questo film l'ho autoprodotto, sia chiaro, come possono affermare
che è un film che al pubblico non interessa. Io vorrei solo dire una cosa, che poco più di una settimana fa ho dato un'intervista al noto sito BioBlu, una video intervista, e in tre giorni la video intervista ha fatto 55.000 visualizzazioni, un sito indipendente come BioBlu di Claudio Messora. Allora evidentemente io non sto affermando che il mio film deve essere trasmesso perché è da Oscar, il mio film deve essere trasmesso come gli altri, come le varie fiction che fa la Rai, che per esempio anche su questo tema c'è questa vicenda da ormai più di un anno, che riguarda la fiction che è stata prodotta dalla Rai dedicata a Lucano, il sindaco di Riace, interpretata da Beppe Fiorelli. Ora questa fiction da più di un anno non viene trasmessa. Ora, senza entrare nel merito delle opinioni sul personaggio Lucano o sulla fiction, io sarei favorevole a vederla questa fiction, ma come dicevi tu, noi per sapere come è un progetto dobbiamo vederlo. A maggior ragione poi c'è il fatto che in quel caso è stata prodotta da Rai Fiction. Quindi come può la Rai produrre? Sì, ma quando è stata? Bisogna capire quando è stata prodotta e a quando risale l'idea di produrla, no? Quindi è probabile, ma d'altronde non è una, anche questo non è una cosa strana. La Rai risente della politica ed è chiaro, quindi evidentemente le simpatie, l'attenzione, il desiderio di chi è al governo rispecchia alcune delle scelte, non tutte le scelte, ma alcune di queste scelte, soprattutto quelle legate a dei fatti che in questo caso coinvolgono una figura come quella dell'ex sindaco di Riace, Lucano, che non è indifferente insomma alla politica. Assolutamente, non sto esprimendo la mia opinione su Lucano, per quanto mi riguarda io non sono del tutto d'accordo sulla sua attività, quello che ha fatto, ma nonostante ciò, ecco, per questo ho fatto questo esempio, nonostante io non sia d'accordo su una parte delle cose che ha fatto politicamente, io sostengo che il film a lui dedicato vada fatto vedere, perché il pubblico italiano che paga il canone non può essere trattato come un ragazzino immaturo da dei politici. Cioè io sto parlando di pluralismo allo stato puro, cioè sto dicendo che è giusto far vedere il mio film, ma è giusto far vedere anche altri film. Per esempio vi porto un altro caso clamoroso, la trattativa, il film sulla trattativa Stato-mafia diretto da Sabina Guzzanti per 5 anni non è stato trasmesso in Rai e poi è stato trasmesso poco più di un mese fa su Rai 2. Ora quel film io non esprimo su quel progetto, su quella pellicola, un giudizio critico. Io dico può piacere o meno, però reputo giusto averlo fatto vedere. Io l'avevo visto perché io sono un cinefilo, frequento i festival, ma molte persone, mia madre che non va ai festival, non va al Festival di Venezia, non va nei vari festival, e non l'aveva visto e lo ha potuto vedere, e quindi una persona che paga il canone ha avuto il diritto di poter vedere e poter valutare. Io questo sto denunciando, perché poi si butta sempre il discorso, come si dice a Roma, si sposta il discorso su un'altra cosa, si dice il film è valido o non è valido, ma questo è un altro tipo di... ditemi anche la vostra. Dacci la tua anche, allora, su questo. Dico questo, allora, intanto sappiamo che Michele è impegnato, vero Michele, sei impegnato, me ne hai parlato così privatamente, nella sottotitolazione del film, quindi stai lavorando alla sottotitolazione in varie lingue, esatto. E quindi oggi non è potuto essere presente qui con noi, ma nelle prossime settimane ospiteremo Michele, quindi potremo parlare un po' più a lungo, no? di queste e di altre cose, comprese, ecco, magari se vuoi accennare, Michele, in chiusura, di tuoi impegni attuali, che cosa stai facendo attualmente? Io adesso sto facendo i sottotitoli per il film che si intitola Dance Again With Me Haywood, che ho girato completamente a Manhattan, è un film in inglese, perché dopo le difficoltà che ho incontrato in Italia ho deciso di autoesiliarmi a New York e sono felice di averlo fatto. Nel film c'è James Ivory, come vi dicevo, è un autore assoluto della storia del cinema, Camera con vista, Quel che resta del giorno, parliamo di storia del cinema, e la prima sarà al Napoli Film Festival, che è uno storico festival che ha ospitato Spike Lee, Cate Blanchett, i fratelli Coen, tutti i premi Oscar, un festival diverso da quello che è la Mostra del Cinema di Venezia e la Festa del Cinema di Roma, che dati alla mano non danno alcuno spazio a chi non è finanziato da quelle 4-5 majors company italiane.
mentre io voglio autoprodurmi, perché è l'unico modo per poter dire quello che voglio e poter decidere come dirlo, perché il cinema è soprattutto una questione di estetica, di immagine. Certo. Vabbè, allora, Michele, dai, noi ti avremo qui nelle prossime settimane per parlare più a lungo di queste e di altre cose. Ti ringraziamo e guarda, in chiusura voglio leggere così, voglio riportare il pensiero di uno dei nostri ascoltatori, anzi più di uno, che ci dicono, ci fanno notare giustamente che la RAI ha dedicato più di 2 ore alla conferenza stampa di Totti, ad esempio, no? E poi rifiuta di proporre al proprio pubblico film Tozzi fa lo scienziato e va bene, però c'è uno ascoltato, ci sta, però c'è uno ascoltato che dice guarda, la RAI in realtà è sempre quella che occupa lo spazio, come crede, compresa la conferenza stampa, che in fin dei conti ha creato non poche polemiche, per carità, con tutto il rispetto per l'uomo, il calciatore, per carità, ci manca, però il servizio pubblico 2 ore di una conferenza stampa unilaterale in questo modo, e invece rifiuta il passaggio di un film che gli viene offerto a cifre simboliche, quindi non è neanche una questione economica, probabilmente è veramente una questione di pensiero unico che deve passare. Allora, come si dice, panem et circenses, se parla Totti di danni non ne crea dal punto di vista politico, quindi anche le 2 ore gliele diamo, ma magari a un film di denuncia è un po' più complesso. Diciamo dove c'è... che più in generale bisognerebbe lavorare affinché non soltanto il film di Michele Diomà, ma anche altre opere comunque che contengono soprattutto dei motivi di grande interesse, di interesse di pubblico, riflessione, ecco. Andrebbero valutate diversamente, insomma, no, è una cosa che un giorno o l'altro dovrà essere presa molto in considerazione, come anche il fatto assurdo che queste scelte debbano risentire poi di chi è al governo in quel momento. È una cosa vecchia, è una cosa così vergognosa che io da uomo della politica veramente farei di tutto anche al governo per evitare l'esistenza, ecco, di cose di questo tipo. Michele Diomà, a presto ancora su Radio Radio, grazie. Grazie ancora, buona giornata.